un bocco, c'è un bocco, chi bocco? Una fabbrica di farmaci, chissà che c'è, sento dei rumori, sento, guarda un po' che pavimento strano, color vomito, quanto che puzza, guarda i cuoricini che volano, e nammi se, guarda lì che radiatore, i tavoli sbregati, spaccati dall'umidità, perché chi i vetri è una vita che non c'è più, questa abbandonata dalla frana che c'è stata negli anni 80. Adesso vado oltre a tutto, vado oltre. Guarda qua, oh, che tavolista, un tubo. Chissà che medicine andava nei giochi. Una calza, anni 40. Vedi tutti i tubature, chi? La vellutina per il presepio. Qua stanno facendo dei lavori per murare le porte e finestre. Guarda lì la biobbia, oh. Adesso qui mureranno tutto, metteranno tutto in sicurezza, che non si può più sperimentare all'interno. Praticamente soldi buttati via, visto che la struttura non si può abbattere, siccome è salda, ancora sta molto bene in piedi, chi te la butta giù? Manco il diavolo. Allora spendono i soldi per murarla. Che peccato. Invece chi due ne butta giù tutto, butta e fa un bel prato per i bambini, per farli divertire. Guarda un po' che roba. Chi ci hanno messo la rete per non farci andare dentro i cuoricini? Vedi i sfilacci dei tubi per la corrente, tutti per terra. Guarda, questi classici armadietti anni 50 o anni 40, vedi, con tutti i cosi lì, i cerchi. Adesso può essere pure che mi trovo gli operai che fatichene. Guarda che roba, che surrealtà. Che surrealtà, non so più cosa di. Proprio mano a bocca aperta e chiappo le mosche, così. Chi c'è? Posso buccare chi? Chi c'è qua? Oh? Guarda un po', i bagni com'è, incornicchiati che si vedete fuori. E nammi se che fabbrico. C'è la scritta ancora c'è la scritta. Vedi? È gigantesca sta fabbrica. Io devo andare sempre oltre a vedere se c'è qualche tu, perché stanno affaticate fuori. Io sono dentro. Guarda un po'. Chi me troverò? Me levo sì occhiali una volta per tutte, perché tanto non mi serve niente. E li poggio qui. Mi scappa pure una cagata. Dovrei pure cagare io. Fammi un po'. Metti gli occhiali dentro su zaino. Fra poco bevo un goccio d'acqua che mi serve. Oggi c'è un'ansia che mi si porta via. Ho letto delle cose che non dovevo leggere, mi si porta via l'ansia. Un'incazzatura. Sono incazzato nero, non mi tieno più, guarda. Oh, hanno murato le porte qua. Che peccato. Non è più accessibile la fabbrica. Che delusione. Fammi vedere qua. Qua? Guarda che macello! Un po' di smaltimento rifiuti l'hanno fatto, eh! Vedi chi hanno messo le inferriate per non buccarci! Guarda un po'! Guarda un po' che roba, ci hanno faticato qui, oh! Tu pensa, quando io ho sperimentato sa fabbrica nel 2014, potevo accedere da tutte le parti, era proprio completamente abbandonata, invece adesso stanno a faticare per chiuderla, proprio sigillarla del tutto. Guarda l'alza carichi, l'uso dell'ascensore è consentito soltanto per il trasporto di merci con accompagnatore. Guarda un po', che buco, porca miseria, può essere pure che non accedo più dall'altra parte io, non scappo fuori più, oppure chi c'ha le scale, chi sicuramente mureranne tutto, ci metteranne una recinzione. E prima che recintene completamente tutto lo sperimento, ce devo buccare un'altra volta. Io ce devo buccare perché sono re di buccaggi, devo buccare dappertutto. Guarda un po' che roba. Che struttura brutta un bel po', na miseria, le brutta quella struttura. Oh, quella casa là c'è campene? Non c'è campani ciù lì dentro, guarda. Quella era una casa dei proprietari. Ce devo buccare io lì dentro. Chissà come fa a buccarci. E nammi se che roba.
E te tra un bel po' sta struttura chi gustava de notte, però siccome ormai stanno a chiudere tutto, e guarda un po' lì hanno sigillato e hanno sbregato qualcuno, vedi? Guarda un po', pendavo oltre dall'altra parte, hanno sventrato il cancello. Guarda là, l'hanno tagliato per accedere alle altre parti, vedi chi? Questo è il soffitto, Porca miseria che roba. Adesso fra poco ci vado a bucare, sa, tu te credi? Però prima scendo le scale, voglio andare a vedere in due che mi trovo. Guarda un po' che belle mattonelle anni 60. Adesso buco dentro dalle scale, guarda. Chi? Cos'è? Si è staccato la testa e si guarda il corpo. Guarda un po', che schifo di disegno. Adesso vado oltre qua, o vado di sopra. Prima sperimento di sopra, poi vado di sotto. Quanto è alto? Tutto chiuso, murato, che io. Hanno murato tutto. Che peccato però, una struttura così gigantesca, imponente, o la ristrutturi del tutto e faccio bucca chi è che è senza tetto, oppure la butti giù. Cosa serve a mura? Mura, mette le inferriate, spende un sacco di soldi e la struttura rimane qui. Per cosa serve? Soldi buttati via. Deve essere che ce n'hanno per di più. Guarda chi, che macello! Questo è il motore dell'ascensore o l'alzacarichi. E na miseria che muturaccio, tutto rotto. Guarda chi, l'impianto elettrico, rifasamento luce. Guarda, calcio dobetin. Generale, qui c'è scritto chi generale. Non si tira su. Guarda, generale FM. Guarda un po' chi c'era, il coso manicotto, quello più grosso di tutti, guarda. Preparazione galenici, imbustatrice, bassine, caldaie, preparazioni supposte, supposte macchine riempimento, confezioni supposte, mescolatori forno. Io lo so, lo sai che i macchinari delle ditte farmaceutiche, io ho conosciuto l'inventore di questi macchinari, adesso è morto, però era a Milano, abitava a Milano e sono stato ospitato io dentro casa sua, perché era un amico di mio padre. Tutti i macchinari industriali aveva creato lui per le ditte farmaceutiche. Guarda un po' qua, guarda un po', chi si scappa fuori, hanno sventrato tutto, vedi? Guarda che roba. Stavolta è un po' più complicato la sperimentazione. Chi due ero prima, adesso vado giù tutto. Tanti collegamenti li trovo, Sandua. Però c'è quelli che c'è fatichene quelli. Qua cosa hanno fatto? Hanno spaccato pure i muri. Guarda un po' che roba qua. Porca miseria, ti rendi conto quanti operai c'è faticavene? Ci ha faticato pure il mammo qui dentro. Pure il mammo ci ha faticato qua giù. Che pensa? Il mammo ha faticato dappertutto. Se facevi i lavoracci ci ha faticato lui. Dove c'era lo spascio ci ha faticato sempre il mammo. Fammi vedere qua. Guarda, l'alzacarichi, questo anni 80, fa un po' vedere. Adesso quando uovo, non mi ritrovo, guarda qua che macello. Porca miseria, la parte lesionata della frana è là, si vede che è andato giù tutto, ha crollato quattro piani di struttura. Qua cosa c'è? Oh? Cosa c'è qua? Guarda un po', una flebo di chimica. Qua i cessi tutti sventrati, fa un po' vedere, e na miseria. Questo chi è? E la cosa lì, oh, la barella per quelli che se facevano male li mettevano sdraiati chi? Guarda un po', questa è una mega flebo, porca miseria. Chi ci mettevano i liquidi di qualche farmaco che facevano? Vedi le tubature, queste che cascate giù, tutte isolanti, vedi, e cascate giù da lassù. Qui c'è il forno, mettevano a cottura i farmaci, vedi, porca miseria. Guarda le ventole là sotto, le ventole. E qui la temperatura, guarda un po', quella signora l'ha mai visto, quella signora mi ha visto dal terrazzo, quella chiama le pattuglie, mille pattuglie chiama, questo pare un condizionatore, invece è una presa d'aria, fa un po' vedere, se me guarda quella, se mi ha visto. Ci avrò da discorrere dopo, però io devo fare questa esplorazione, non mi frega niente di nessuno. Fanpo vede, guarda che è dorato su coso che io, pare quello del confessasse, del confessionale. Ma qua c'è? Le scale che vanno di sopra! Porca miseria, non darà chi io! Non darà, adesso bocco, qua?
Qua c'è, guarda un po', tutto un mollo per terra. Lì c'è i macchinari, vedi? Due che era selezionati i farmaci. Qui mi pare che non ci sono stato prima. Qua proprio è un macello, guarda un po'. Eppure il terremoto, la frana, con la frana ha crollato quattro piani, no? Qua. Dopo hanno abbandonato la fabbrica, l'hanno fatta nuova da un'altra parte. Però se non era per il terremoto e la frana, questa non veniva abbandonata. Però, sai, dopo anni e anni, due ne rifà, ripristinà tutto l'impianto elettrico, idraulico, che non era più a norma. Guarda un po', cos'è? Una pompetta qui. Che dentro qui c'è? Oh, porca miseria, che macello qui. Tutto rugginito al massimo, guarda che roba. A placche qua giù. Questo invece si è mantenuto, eh. Che numero è? 26 o 216? Oh, chi per poco mi veniva una briscola ante la testa. Te eri contento e contento. A voi, fa un po' vedere che c'è qua la casa. Fa un po' vedere la casa. La casa del padrone. C'è se può l'indà. C'è se può l'indà lì. Guarda, oh. C'è se può buccare dentro lì. Io non ci sono buccato l'altra volta, oh. Chissà chi ci camperà. Ci camperà qualchidù. Guarda, quella plafumiera è diventata viola a forza da scolorisse e sbiavisse col sole. C'è la tettoia in Eternit. Vedi? La tettoia è un macello. Io c'è da riabuccare lì dentro, come fa a buccarci? Ah, là è andato giù tutto, pure il tetto. Come si fa a buccare lì dentro? Boh, non ci capisci. Qua la collina, guarda, è bella. Che villò, quella casa è un villò. Sicuramente era dei proprietari della fabbrica. Sai quante fabbriche e ditte di farmaci io ho sperimentato? Non si sa quante, specialmente una di farmaci e chimica di Roma. Ho sperimentato a Roma nel 2012. Quella era una produzione titanica. Come al solito è andata persa per via degli Ethers, perché non mi hanno dato mai pace. Invece da godesse le produzioni mie, delle esplorazioni, che non rischiano niente. Purtroppo mi hanno dato sempre tribolazioni, sa gente. Fa un po' un da oltre là. Però prima sperimento qui dentro. Guarda, non so andare, guarda, oh. Guarda che spettacolo. Dopo vado giù tutto qui, Sempre sperando che non c'è nessuno, che c'è fatica. Qua ci sono andato prima. Ci sono andato, guarda un po'. C'è un mastello, c'è, oh. C'è un bidone qualcosa. Guarda un po' che roba. Che bidò, chissà di cos'era. Guarda un po' che roba. A qua? A qua mi pare che ci sono stato prima, se non mi sbaglio. Chi dentro chi so cornicchio, chi ci sono stato prima. Allora vado giù tutto qui, va. È un labirinto sta fabbrica, è enorme. Pensa quanti operai ci fanno danno. Oh, cosa c'hai sfollati? Un po'. Che c'è? Guarda un po', è il piscio, le bottiglie di piscio, cioè. Ci hanno pisciato qua, c'è campato qualcheduno. Guarda che macello! Guarda che casino, che bordello qui! La discarica! Porca miseria! Chi allora ci hanno campato apposta, i proprietari dessa fabbrica, che hanno una fabbrica nuova da un'altra parte, stanno a murare, stanno a lavorare per mettere tutto in sicurezza. Guarda che roba, oh! Chi c'è là? C'è nessuno? Guarda un po' un bido. Guarda un po' un bido. Lì, oh, cos'è? La forma di Inseminator, c'è. C'è Inseminator che non me la sa in pace. Mi guarda sempre ogni volta che vado a casa. Lì c'è la forma delle mattonelle, del muro. Guarda, dai qua, questo qui lo tiro. Quello è un bidò anni 50. Porca miseria d'antichità qui dentro. Fa un po' andare a vedere. Fammi vedere le etichette, va. Guarda che roba, oh. Vitamina B. Vitamina B, vedi? Un lotto, guarda che scrittura antica, na miseria. Guarda qua che roba, oh. Quante targhette.
Vedi? Era in lire quella volta. Vedi qua? Tutte vitamine. Vitamina. Ho sentito qualche tu. Fammi andare via. Fammi andare via. Guarda qua, guarda qua. Chi ci sarà qua? Oh? Guarda le tubature, chi? Vietato fumare. Porca miseria. Andate a cagare io, però se accusa me puliscio. Se accusa me puliscio, so qui i pantalonacci di zio Mario. Eh? C'è i gabinetti, chi c'è le turche, vedi? Niente che puzza, oh! Puzza di piscio fresco, puzza! Niente puzza! Guarda che batticlovo, anni 30! Porca miseria, puzza! Impesta proprio dei fogni e impesta. Ecco, come me lo pulisco il culo? Non ce l'ho i fazzoletti io. Non potevo portare la carta scotte se io pure. Porca miseria, tutte le volte che vado un tessi postacci mi scappa una cagata. Che devo fare? Oh, chi è? Adesso vado oltre qua, va. Mi ritrovo sempre con le stesse scarpe di quella volta che mi sono bucato i piedi. Però non ho potuto farmele ancora antinfortunistica. Qua cosa c'è? Oh? Qua cosa c'è qua? Oh? Ah, un altro capannò. Ah, là avevo andato, ho buccante con la casa io lì. Come si fa a bucare là dentro? Non lo so, però dalla parte del campo. Qui c'è tutti gli appartamenti, eh. Fa un po' buca qua. Guarda lì che roba, oh. Qui c'era le stanze le celle frigorifere. Qui ci capisci, vedi che c'è un coso qui. Un forno. Ma qua un impianto elettrico. Lì tutto rotto, guarda che roba. Qua tutto scuro nero. Porca miseria. Sente che puzza di antichità. Che puzza di antichità. Ti immagini quando fatica il mammo da giovane qui dentro. Guarda, oh, lì è la stanza del caporeparto. Verde anni 30, vedi? Guarda un po'. Che spettacolo. Qui un lavandì grosso un bel po' per lavarsi le mani. Vero? Chi me lo trovo? Guarda un po' qua tutto scuro nero. Porca miseria. Le anime in pena c'è qui dentro. Chissà quanti ce ne sarà decessi qui dentro sta fabbrica. Mentre faticavano e defunti. Vero? Chi c'è? Perde chi? Perde l'acqua dal soffitto. Perché è tutta una perdita, perché ha crollato un pezzo del palazzo qui. Te fa vedere fra poco il crollo, eh. Dovrebbe essere qua, se non mi sbaglio. C'è un coso lì, è andato giù tutto. Guarda un po', chi sopra, andavano di sopra chi? Per mettere i liquidi al macchinario che c'era. Dopo hanno tolto, hanno rimosso il macchinario. Qua è andato giù tutto, è andato giù, guarda. Lo sai che sta fabbrica c'era la chiesa? Sopra qua c'era la chiesa. Dopo forse la vado a vedere. Guarda lì che corridoio. Na miseria. Chi hanno sfondato per bocca dentro, vedi, avevano murato già. Dopo hanno sfondato i mattò. Tanto la gente è curiosa quando a venire a bucca. E dopo hanno sfondato un'altra volta. Vedi che qua ci hanno messo le inferriate per non scappare fuori, per non bucca. Dopo hanno tagliato, sarà sega a disco, è buccato lo stesso. A qua? A qua, vedete, faccio vedere il punto che ha crollato. Qui, in questo grande salone di questa fabbrica, ci ho mangiato il panese alla marmellata, se ti ricordi. Chi è che mi segue da tanto tempo? Io ho fatto oltre i 20.000 video, tra cui 7-8.000 esplorazioni. E c'era pure questa d'esplorazione. Avrà visto. Guarda un po' chi. C'è fatica negli operai io. Porca miseria. Guarda, l'impianto anni 20. Vedi che roba. Ma qua, fa un po' vedere. Fa un po' vedere qua. Guarda. Chi c'è? C'è nessuno? Oh, guarda beh quello che ti fa vedere a te. Guarda, qui c'è la stanzetta del caporeparto. C'è una botte di vino, guarda.
lo facevano in questi campi qui. Il padrone c'aveva, oltre che la fabbrica, c'aveva il vigneto, la chiesa e la casa sua proprio a fianco la fabbrica, c'aveva tutto. Guarda lì che screpolature, oh! Porca miseria, tutto screpolato lì la vernice. Qui c'è mosaico, eh? Guarda un po' il matto a mosaico. Qui è un lavorone, eh? Nammi, sei pure il pavimento a mosaico. Anni 10. Porca miseria, che roba. Che antichità. Le persiane, faccio tutto, faccio, guarda. Hanno ceduto. Si sbudellate. Qua c'è. Qua c'è. Chi c'era? Gli uffici c'era, mi pare. Guarda un po'. Il portacarte c'era lì. Io adesso devo trovare il sistema da pulirmi il sedere dalla cagata che farò, perché mi scappa. Guarda un po' che belli vetri opachi, anni 10. Guarda, tutto mosaico. Ma dai, che dentro qui non ci sono stato mai io. Fa un po' vedere, non mi ritrovo. Ah, mi collega di sopra. Oppure proprio in te uffici. Guarda che marmo. Guarda il marmo. Chi ha ne sbregato tutto, guarda. Hanno sbregato tutto qui, il radiatore, proprio gli uffici al massimo qui. E na miseria, che roba. Vedi? Oh, Gesù in croce, una donna in croce, va un po'. Una donna in croce, pensa tu che roba. Forse Eva, Eva del peccato in croce. Qua c'è il soffitto, guarda. E il terrazzo. Due panchine anni 60, vedi le belle quelle panchine. Se mettete qui a guardare al mare, che quella volta c'era vista mare, non c'era qui appartamenti satanici di fronte qui. Vedi, guarda che panchine, spettacolari, queste panchine lì. Cioè, se poteva appoggiare la schiena bene, guarda, un tappeto per terra. E qua c'è, oh, senti chi che puzza di padrò, mi puoi assumere su spascio. Si vede che ci ha faticato il mamma. Guarda che roba. Porca miseria, vai i lavandini qui. Vedi? Qua c'è un recipiente. Guarda lì la muffa per terra. Porca miseria, che roba. La sedia circolare. Fammi vedere. Che disastro. Ne state solventi qua, oh. Porca miseria. Lì va i bidò dei solventi, guarda, c'è rimasto un bidò lì, vedi? E na miseria, puzza qui dentro. È un incubo qui dentro, pare impossibile. Qui c'è la storia, la storia industriale, chimica e farmaceutica. Pensa, io so, in una fabbrica farmaceutica, una delle più importanti dei italiani. Pensa un po', guarda un rullo lì mai consumato, perché dopo c'è stata la frana qua, hanno abbandonato tutto. Fra poco ti faccio vedere il chiosco che è andato giù, ha crollato. Qua, fa un po' vedere il solvente nocivo, sodio carbonato anidro, questo che puzza. Guarda che roba. Fa un po' che pavimento anni 40. Vero? Qua c'è. Qua non ti può di uffici? I sfollati di guerra c'è stati chi? Guarda che cosa hanno combinato. E il macello. Avranno impaccato tutto loro. Però non bisogna mettere colpa di nessuno. Guarda che disastro che io. Che cos'è? C'è ancora i macchinari, oh. C'è ancora i macchinari, chi ci mette nella roba? Vedi i vetri. Lo sportello del pannello elettrico, dopo il cappello dell'api, vedi? La raffineria api. Tanto è tutto in società, le imprese petrolifere in società con quelle farmaceutiche. È un tutt'uno. Guarda un po' che roba. Porca miseria, che macello. Cos'è su mandrillo qui? Oh? Cos'è su mandrillo qui? E le pesa sa fare, guarda, oh, ingranaggi. E na miseria. Oh, mi sta a venire qualcosa, Mi sento qualcosa, A respirare sa puzza mi fa venire qualcosa. Chissà cosa sarà. Un non so che mi fa venire. Oh, qua c'è. Qua resiste il soffitto, sa si affari chi. Ci hanno messo un'impalcatura. Porca miseria, un'impalcatura ci hanno messo.
Era un po' un rullo gigantesco lì, di carta. Un rullo di carta mai usato. Oh. Fan puede, se è carta o lana di vetro. Fan puede, è carta, oh. È una carta, sa un sbocco di sangue marcito, marrone. Fa un po' un cuoricino sventrato. Povero cuoricino sventrato. Apposta, adesso non mi ritrovi. Eccolo, ah, la parte che è andato giù. Ha crollato, fan puede. E la lava, la parte che ha crollato. E nammi, si è andato giù tutto. Guarda, oh, un macchinario, quello lì, quel macchinario lì selezionava i farmaci, vedi, per il magazzino e per la spedizione. Girava tutto in un rullo, portava giù e lo buttava ante un camion, capito? Oppure in la ferrovia, quella volta c'era il treno che portava la roba alle altre aziende. Commercializzavano con la ferrovia. Qua c'è? Qua è andato giù tutto, guarda, vedi? Porca miseria! Porca miseria, vedi l'alzacarichi lì? Chi c'era la tromba dell'ascensore? È andato giù ogni cosa. Porca miseria, là c'è una rete di un letto. Chissà chi c'è campato lì. Chi pure è venuto giù? Chi è venuto giù tutto? E nammi, sai che roba? Si è sfondato tutto. Porca miseria. Chi ne sa di... Oh, mi viene come se fossi morto io già. Mi sento come se fossi morto. Chi ha nemurato, vedi? Porca miseria, mi scappa da cagà. Come farò? Guarda un po'. Guarda un po' che roba, che frana. È andato giù ogni co. Pure la gloria è andata giù qui. Eh? Il fazzo... Guarda un po' le palline. Cos'è se palline che io? Ah, i galleggianti. Che ogni mastello c'aveva un galleggiante. Qua ne murato. Non si sa dove è andato qui. Non mi ritroverò, non lo so. È un labirinto qui dentro. È un labirinto davvero, non so cosa di, non so cosa fa, chi dentro chi c'è, chi dentro chi? Cosa c'è o chi dentro chi? Volevo vedere. Oh, era chi? Era chi, oh? Era i tappi delle medicine. Pulitore lampadari. Guarda quanti ce n'è, oh. Porca miseria. Le puzza, oh, sa roba, le puzza. Chi dentro chi? Un bidoce. Vero? Adendo uovo, oh. Adendo uovo, oh. Guarda un po' che su chiosco, su chioschetto chi? E nammi, se adesso vado giù, mi scappa la merda, non mi pulirò, là de fora, mi pulisco, de fo- oppure c'è cioè, quella carta lì, mi pulisco con la carta, dai, adesso smerdo, adesso mi sento meglio, ho cagato, mi sono fatto una cagata, mi sono pulito sa quel rullo lì di carta, c'avevo un rullo, guarda lì, sarà a 2 chilometri di carta, mi è bastato. Adesso vado oltre qua, ho visto una roba molto interessante, va, un radiatore rosso, un po', ho visto una faccenda qua a fianco incredibile, se non è una radiola poco ci manca, l'ho vista qui, guarda, vedi? Ah, è una bilancia, è una bilancia, guarda, vedi? Oppure è una radio, c'avevo ragione io, è una radio! Le valvole, che radio è? È lab, regolazione, instruments, controllo, misura. Tu ci capisci cos'è? Mica ci si capisce niente. Vedi? Accendevi chi? Guarda, electro laboratoriet. Copenaghen, inna miseria che antichità. Questo è il telefono, il citofono. Era un po' l'antico. Pare i pezzi di cioccolata. Praticamente lì si è sfondato tutto, ha collassato in se stesso, è andato giù tutti i piani. 4 piani è andato giù. Inna miseria. Come andare via, va. Questo è un altro macchinario, vedi? C'è un motore lì sotto, c'è un filtro a cartò. Tutti
tutti gli uffici c'era lì. Vedi? Guarda che roba. Porca miseria, c'è nata una pianta lì. Le piante, gli alberi c'è nati lassù tutto. Tanto qui è vecchio, la struttura è abbandonata da 45 anni, pensa. Una miseria, qua ci sono buccato. Ci sono buccato qua. Quale paura? Qualcuno ha bisogno di sangue, ha paura di non trovarlo e tu hai semplicemente paura di donargli il tuo? Avis, telefono 28787, Ancona. Forse qualche tu che fa di là di dentro era donatore di sangue. Te pensa, era il mammo donatore di sangue. Ce l'avrà attaccato il mammo col cartello. Guarda un po' una scarpa. Qua un altro macchinario, guarda, le vasche. C'è le vasche, guarda. Un trasformatore. Un trasformatore elettronico. Tutte vasche per mettere i farmaci a cottura. E qua un macello, guarda che discarica. Sicuramente allora qui ci hanno campato. Dopo tanti anni di abbandono c'è venuti quelli a campaccio qui dentro. Adendo, non mi credo di andare. Là c'è su stato là. C'è su stato quanti si uffici. C'è Nicio. C'è la presidenza qui dentro. Il presidente zumbato qui dentro, guarda, guarda che roba, chi hanno sventato un pezzo di legno. È chiuso. Oh, non me potete aprire. Non c'è la chiave, guarda un po', qua c'era proprio il padrone, E il padrone principale, capirai, il legno massello c'è. Fammi andare oltre, va. Guarda, chi c'è su stato prima? Allora vado oltre qua, va. Me paro? Sai cosa mi paro io? Un topettino che va nei lati dei muri? Esperimento. Guarda un po' che roba. Porca miseria, che roba. Era de lusso qui sta fabbrica. De lusso. Lì c'era un'altra reception interna. E na miseria, che roba. Tutto fradio, tutto marcio, tutto rotto. Guarda lì, oh, che roba. Qua cos'è? La sigaretta che brucia. La sedia anni 5, le sedie e le poltrone, vedi qui la sala delle assunzioni sicuramente, e qua il padrò in persona c'era dentro sta stanzetta qui, il padrò, senti che puzza, oh, vedi? Oppure c'era i campionari, quelli che facevano, vedi, le medicine, contenitori in vetro per prodotti farmaceutici, flebo, controflebo, sciroppo di glucosio, flaconi graduati per plasma e soluzioni fisiologiche. Vedi, guarda qua, guarda che roba, oh. Guarda, attualità di laboratorio. Vedi? C'era la signora lì che sistemava le faccende nel laboratorio. Raccolta di gas cromatogrammi. Condizioni sperimentali. Fractovap. Chi, se ci viene un dottore, capisce tutto. Vedi? Tutte queste composizioni le capirebbe tutte un dottore. Qua cos'è? Ordine chimici Marche. Rivista bimestrale maggio-giugno 1976. Guarda che roba, manuale per la pianificazione delle campagne di incentivazione. Gli autovisivi nella attività congressuale, parte 2, meeting aziendali per le forze di vendita, 600 modi per valutare i risultati del training, speciale per gli organizzatori di congressi, hotel Excelsior, guarda lì che albergo, de lusso, e nammi, se vedi i padrò, i luoghi che vale un ricordo che conta, vedi? Le sale congressi, molte buone ragioni per fare un congresso all'hotel Mediterranee di Sanremo. Guarda che roba, oh. Oggi a Roma qualcosa di nuovo, vedi, il mix anni 50. Può sembrare il posto ideale per una vacanza, in realtà è il posto ideale per una riunione di lavoro, vedi, sinottico per i convegni d'affari. Porca miseria.
Vedi? Guarda che roba, SIMDA. Centraline elettroniche per la programmazione sul nastro magnetico. Dissolvenze incrociate, multivisione. Vedi, tutta roba antica dell'anteguerra, che quella volta era roba sofisticata, vedi? La maggior parte delle fabbriche italiane sono fallite oppure andate all'estero. Questo cos'è? Oh? Un copriradiatore? Bello, ha radiatore, vedi? Io praticamente sono in degli uffici, adesso vado di sotto, vado di sotto a sperimentare. Mi sento che mi pia qualcosa. Oh. Casco. Mi voglio le forze, ma mi sta succhiando energia qualcosa, eh? C'è un sacco di presenze qui dentro. Chi mi ritrova? Chi c'è? Oh? Guarda un po', cos'è? Oh? Questa cos'è? Una tuta di uno zombo. Chi si è zombato qui dentro? Qui? Guarda un po' che corridoio. Che antichità. Fammi un po' un daccio delle macerie, guarda. Guarda che macello. È andato ciò tutto qui, oh. È andato ciò pure la gloria qui. Vedi l'intonaco. Qui vedi il marmo. Questo marmo qui pare quello delle tombe, dei cimiteri. Vedi l'Eternit. Lassù è nata l'erba, oh, per i conigli. Vero? Guarda che casino. Porca miseria, cosa mi ritroverò qui dentro io qui? Guarda che disastro. Che disastro. Adesso vado giù tutto qui. Oh, già che è tutto di sotto, stasera che ci sta a fare? Tutto di sotto. A posto, almeno è andata giù. Guarda un po' qua, guarda un po' cosa mi ritrovo qua. Porca miseria, cosa c'è scritto qui? Qui c'è scritto: attenzione, prima di aprire, assicurarsi che la porta interna della bussola sia chiusa. Qua tutte stanze che ci facevano un determinato farmaco. Vedi un macchinario là, un lavandì, sempre tutto per lavarsi le mani, vedi? Guarda un po' il corridoio qua giù. Adesso vado giù, vado. Chi c'è? Guarda un po' chi? Gli operai, buccavene. Quanti ce n'era di operai? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque, ventisei. Metti caso 25, 50, 100 e... 150, 300 operai, oh. Guarda, 150 operai ogni due schede e ce n'è 300, 300 operai ci faticavano qui dentro. E na madonna, porca miseria, guarda i cessi, guarda, reparto ipodermici, confezione. Vero? Hai uno giù? Il cesso, qua c'è un altro po' di uffici, chi? Un magazzino. C'è il magazzino? Guarda, chi pure è sempre mosaico, il muro. Qua dentro no, tanto che puzza, chi io. Porca miseria, che antichità. Chi attaccava nessuno le chiavi, io? Te su pezzo di legno. Allora vado giù, va. È il bello che nel 2014 ho fatto il documento video di questa fabbrica qui. Però non è che ho documentato... come stavolta delle cose che non ho documentato quella volta l'ho documentata stavolta e delle cose che ho documentato quella volta non l'ho documentata stavolta, quindi è sempre qualcosa di nuovo, capito? Anche se è sempre lo stesso luogo. Guarda che macchinario di raffreddamento, di riscaldamento. Che roba, si è staccato tutto dal muro, guarda. Ah, qua c'è le medicine, le targhette delle medicine, mi ricordo chi, che c'ero venuto qui, fa un po', vedi, guarda un po' che roba, quante targhette chi, tutte piccole, guarda che roba, ACAF, soluzione glucosata, uso endovenoso, poi ACRAF, calcio etilendiamino, tetracetato bisodico. Guarda chi le targhette piccole. E na miseria.
Guarda che roba tu. Adrenalina. Questa è adrenalina. Questa che canfora. Questo cos'è? Acraf, canfora, olio olive. Uso intramuscolare. Acraf, calcio, etilendiamino. Acraf, calcio, quanta ce n'è di roba. Porca miseria, chi? Aprivo nei cassetti anni 10. Fa un po' vedere se apre più. Cos'è? Oh? Cos'è? Un liquido giallo, chi? Porca miseria, cos'è sta roba che ho? Sono curioso. Papaverino cloridrato. Chi? Sparteina solvato. Come avranno fatto a capirci qualcosa? Papaverina cloridrato. Fa un po' vedere chi? Adrenalina. Sparteina fosfato. Acraf sparteina solfato. Uso intramuscolare. Una miseria che roba. Pareva che due onda oltre chi invece è chiuso. Oh, me sta a venire da svenirmi, oh. Me sviero? Chi c'è? Oh, chi c'è? Chi c'è chi? C'è Nicio. Oh, non si apre. Oh, porca miseria, non si apre. Fa un po' vedere chi c'è. Programma di produzione e manutenzione, guarda. Adendo, non so andondachi. È andato giù tutto qua. Eccola la parte franata che te dicevo. E nammi, sai che roba. Guarda la ventola. Porca. Guarda chi. Se io metto un piede più in là, crepo. Vedi, c'è un macchinario andato giù. Porca miseria che roba lì. Vedi quanti piani? Uno, due, tre, quattro piani è andati giù. Vedi tutto ferro. Porca miseria, si è sfondato tutto. E na miseria. Chi va giù? Chi va giù qui? Eccolo qua. Eccolo qua che va giù. Porca miseria. Ti rendi conto quella volta? Quattro piani in mezzo è andato giù tutto, poi hanno abbandonato tutto perché la frana è stata molto grave, eh. Si è sfondato pure un cimitero e un ospedale, quella volta. Guarda, spazio riservato al materiale sterilizzato. Ma qua? Posso facciarmi qua? Sì, vedi? E lo ha il macchinario che collegava. Vedi, guarda, tutto ferro, eh. Guarda lì gli uffici. Porca miseria, che roba. Adesso vado via da qui. Chissà adesso se riesco a trovare una via per andare giù proprio l'ufficio principale del titolare al massimo. Io la farò. Oh, sto andando giù proprio al pian terreno. Che qua giù mi ricordo che c'è una grotta murata. Guarda che roba qua, oh. Che spazio immenso. Se può bocca. Vai oltre. Non puoi vedere quanto spazio c'è qui. E non mi sa, ne sa de flebo. Ne sa de flebo di anestesia totale. Chi casca giù? Uno che ci viene di notte, chi casca giù? Se trova laggiù, crepato. Porca miseria, chi crepa qualche due, vedi che è tutto di legno. Sicuramente c'era un macchinario che collegava di sotto, pure qua, vedi? Vedi che roba? E na miseria. Chi hanno buttato giù tutto, vedi? Si è divertiti qualche due, anche i ragazzetti che sperimentano i luoghi, no? Per divertirsi, per spaccare i vetri. Si divertono. Chi ne sa veramente di anestesia totale? Quasi quasi mi manca respiro adesso. Mi manca respiro, senti che puzza. Guarda un po' ingranaggi, guarda. Perebron, ciclina. Te non ci veni in questi posti, perché però può essere pure che ci crepi, eh. Non ci veni, facci venire a me. Che bestia, guarda un po'. Una rutella. Non gira più. Sì, ade gira. Ade gira, vedi? Guarda. Ma qua, tutti i fascicoli delle medicine.
Gallini. Qui le busta paghe. Cos'è le busta paghe questi qui? Non ci capisci quanta roba per terra. Questo cos'è? Le puntine? Sì, le puntine, vedi? Quante ce n'è? Dove ne appunta? Appuntava nella rotta di collo. Qua cosa ci hanno messo? Questo flacò cos'è? Sodio acetato. Guarda, guarda. Guarda che roba, eh? Avendo un mi ritrovo. Tutte ondate. Cennice! Guarda un po', pure qua c'è le targhette. Pomata di El Merich. Morfina cloridrato. Morfina. Quella che ha usato il mammo, che hanno messo al mammo per non farlo stamare, dopo ha crepato. Vedi, morfina. Guarda quante ce n'è di scatole di morfina, oh, per far crepare. E nammi, sai che roba. Guarda chi le targhette. Pomata di El Merich. Vedi? Veleni. Guarda che roba. Chi ci si è accampati, oh? Ci si è accampati, hanno lassato chi le coperte, vedi? Qua? Qua non c'è niente, c'è una pompetta qui. Una pompetta per pompare l'aria. Qua c'è, oh. Guarda, guarda, una medicina. Mercurocromo. Questo? Banderling. Dermoattiva rivitalizzante. Per mani. Mi fai sentire cosa ne sa? Sa crema per le mani. De 50 anni fa, te pensi, 50 anni che non usano più sta crema. Guarda, si è spaccato pure il tappo qui. Non si viene oltre più niente. Non scappa più fuori sta crema. Però dentro è accusata, è coagulata. Niente, non scappa fuori. Vabbè, vado giù, va. Vado giù qui, è scuro nero, È irrespirabile dell'aria qui, oh. Cos'è? Cos'è per terra, oh? Guarda che roba! Tutte targhette qui, durate. E nammise, pesa, oh. Guarda un po'. Porca miseria, che roba. Tutte pompette qui. Pompette di plastica. C'era un farmaco, vedi? Un magazzino. Probabilmente c'era il magazzino qua. Chi ci sono andato prima? Ci sono buccato qui. Qualche crema vedo per terra, chissà di cos'è. E le puzza qui! Porca miseria quanto puzza! Guarda, ci hanno buttato una mascherina col filtro al carbonio e hanno mangiato un bounty. Vedi? Talco mentolato. Pure il talco faceva. Porca miseria quanto puzza! Ricordate da non venirci qui dentro, è tempesta. Ci sarà gli acidi che corrosivi. Chi ci vuole la maschera antigas? Fa un po', vedi? Acido acetico. Acqua ossigenata. A posto. Non so più dove guardate quanta roba c'è per terra. Vabbè, devo andare chissà dove. Devo andare. Vado oltre qua, va. Vieni oltre! Io dovrei andare più alle scale, è giusto. Come fa andare sotto senza scale? Chi cosa hanno combinato qui? Tutti i tappi, guarda! Guarda i tappetti di plastica, quanti ce n'è! Tutta plasticaccia qui per terra! Porca miseria, i tappi che c'è! Pure chi dentro, dentro sto fornicchio qui, finisce chi? E na miseria. Adesso qua? Qua c'è qua, oh? Cos'è quella roba lì, oh? Chi c'è lì, oh? C'è lì, oh? Vabbè, c'è andata sta torcia, chi?
Ce fa poco sta torcia qui. Fa poco, un bel po'. Guarda un po', l'alza carichi, è andato giù pure un tappo di un mastello della Mondezza. Guarda qua dentro. Fa un po' vedere. La scrivania di nonno. C'è qui dentro qui io? Un impianto, una presa elettrica, dei conti, dei disegnetti, che quando uno è sopra pensiero fa quei disegnetti lì. Fa un po' vedere. La pomata, guarda. Dental. Tantum verde, oh. Tantum verde, pensa un po'. Qua dentro qua cos'è? Questa crema qui cos'è, oh? Lo cortenne, oh! Lo cortenne, pensa, in crema! Lo cortenne adesso non lo fanno più! Non lo fanno più lo cortenne, oh! Pensa un po', adesso più sa crema chi, più sa pomata, più! Fa un po' vedere! E il tantum verde per la bocca, guarda! Vediamo un po' se si apre dopo 40 anni! Guarda un po'! Le profuma! Le profuma su tantum verde! Guarda, guarda! Guarda che roba, oh! E il buono, me lo vogliamo mangiare. Così mi lavo un po' i denti. Buono. Oh. Guarda, adesso andiamo un po'. Oh, è un labirinto sta fabbrica. Che le va le scale? Che le va? Adesso vado giù tutto. Senti che puzza di cammello marcio qua giù. Le puzza. Porca miseria, le puzza. Guarda che è tutto scuro nero qui dentro, fortuna sa luce. Qua cosa hanno fatto? Cosa hanno combinato qua? Oh? Guarda che casino di rubaccia. Mamma mia, che puzza. Adesso vado oltre qua. Che dentro chi c'è? Ah, è murato qua. Guarda un po'. Ci hanno fatto un muro. Che è andato giù tutto. Qui è un macchinario, un tavolino che girava. Dentro qui c'è un ufficio, guarda un po', un ufficio è andato giù, ha franato tutto, un casino. Fa un po' vedere qui su tubo. Su tubo qui, su spilaccio, era una guarnizione. Una guarnizione che si è seccata tutta col tempo. Qua un altro rullo di carta, una sedia anni, questa è recente, anni 80 proprio. Gli ultimi anni 80, proprio quando, prima della frana, vedi? Questi rulli. Rulli anni 80. Che dentro qui è un serbatoio, un macchinario, vedi c'è la ventola e un macchinario farmaco. Lì cosa c'è? Il tantum verde. Il tantum verde liquido. Visto? Questo qui fa un volo così, profuma la fabbrica, che chi puzza del cammello marcio e fradio. Guarda, Oh, a posto. Qui dentro chi c'è? Non c'è niente, non c'è. Adesso accedo alla grotta. Non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Guarda che roba! Cos'è, oh? Cos'è? Su malloppo qui. È un nastro che c'è nata la velutina e l'erba, guarda che roba. Vedi pure qui? La pianta è nata qui. Del ferro è nata. Vedi una catena di montaggio qui. Dopo venivano qui, c'è il magazzino dove ci venivano i cami. A caricare, scaricare. Sì. Vedi, in due ero prima io, va. Guarda che roba, vietato fumare. Che macchinario, tutto rugginito. Porca miseria, adè bocco chi? Adè bocco chi, io? Ci sono boccato prima chi? Chi c'è? C'è nessuno? Cos'è, una cassa da morto? Qua chi c'è? Chi mi ritrovo qui? Ma io basta che guardo per terra, perché se c'è un pozzo casco dentro, manco mi accorgio, Un altro po' dei compressori, chi? Un coso qui, un cariolo. Qua tutti i fusti, i bidò. Guarda un po', un fiaschetto di vino. C'è il vino. Questo era del padrone, era. C'è il vino. Conta lì. Cos'è? Che vino è questo qui, oh?
Verno, non ci si capisce niente. Verdicchio dei Castelli di Iesi. E na miseria. Come beveva bene il padrò. Eh? Beveva bene il padrò. Apposta, adesso da qui in duo. Adesso vuota chi? Non mi credo di andare. Dovevo accedere a quella grotta che avevo già visto, non so dove. Sarà di qua. Mi sa che è di qua, eh. Fa un po' da oltre. Guarda che macello qui! Porca miseria! Chi me trovo! Che schifo qui! Te pensa, chissà se ci si viene, sa qualche strumento elettronico. Ma vedi che scendeva i farmaci lì? Scendeva giù nel magazzino. La produzione da di sopra scendeva giù, come in tutte le fabbriche farmaceutiche. Era così. È tutto d'un piano perché c'hai i caroponti, c'hai i muletti. Guarda un po' che roba. Qua c'è la grotta, va. Guarda un po'. Guarda un po' che roba. Questo malloppo qui attaccato su era un pezzo di elettronica, sì. Lì c'è lì, oh. Lì cos'è? Hanno tirato su. Oh, cos'è, oh? Aspetta, eh. Cos'è? Un pozzo? No, non è un pozzo, va. Adesso vado giù. Vado giù qua, fa un po' vedere. Chi c'è? Sta grotta fino a qua giù. Chissà per cosa veniva usata, perché qua dopo è stata murata, chi? Chi è stato murato tutto, guarda un po'. Guarda un po' che roba. Quanto continuava sta grotta, chi, oh? Continua un bel po'. Guarda lì. Questa continua un casino. Sotto la città. Oh, porca miseria, che roba. Guarda lì, chissà quanto cavolo continua sta grotta. Che peccato a non sperimentarla. A me viene da svenirmi. Mi pia quel covid, sono che vado di fuori. Ho respirato troppa roba strana, capito? È molto strano, quello che ho respirato lassù. Non gli si fa più a respirare. Adesso poi come fa a scappare? Devo andare lassù un'altra volta. Guarda, trasportatori Stel. Buon porto, Modena. Marchio registrato. Il copyright c'è. Fammi un po' respirare, che non ne posso più. Mi sono danneggiato la respirazione. Guarda, vietato l'ingresso ai non addetti al reparto. Tanto è tutto abbandonato. C'è poco da non essere addetti. Ormai è tutti addetti al boccaggio. Io in particolare, perché sono re, modestamente parlando, sono re dei boccaggi. Vabbè, canto una melodia spontanea, come dall'anima. E ancora non è venuto niente, però mi deve venire, perché stavolta mi pare da svenirmi, capito? Perché c'è qualcosa. Chi gustava de notte a venirci? Aspetta, un sistema qui, oh, apposta. Vado io, non c'è più niente, non c'è vita.
c'è solo la fine, il nulla. Oh, oh, oh. Era un po' una scarpa di un operaio. Gli è scennata la vellutina sopra, oh. Adesso vado con delle scale e devo scappare in due che sono buccato. Chissà se troverò la strada. Chissà, eh? Adesso vado oltre qua. Qui c'è un'altra grotta qua. C'è un'altra grotta qua, oh. Cosa mi ritrovo qua, oh? Porca miseria, chi è andato giù ogni co? Guarda qua! Porca miseria! Guarda le celle, chi? I forni! C'è i forni, chi? Porca miseria, oh! Stavo per inciampare un fil di ferro! Guarda le profondo, chi, oh! Le profondo, chi? Chi c'è? C'è Nisho! Oh, chi ha aperto, Chi ha aperto, oh? È aperto qui, oh! Guarda un po' che grotte! Kindu era la parte chiusa! La parte murata! Guarda, riscappo fuori qui, porca miseria! Guarda che roba! Che tunnel! Questo è più profondo qui! Sottoterra è scavato! Senti che puzza dei solventi! Le puzza dei solventi qui dentro! Chissà per cosa serviva ste celle chi, oh. Adè qua? Arbocco chi? Chi c'è? Chi c'è? Chi mi trovo qui dentro chi? Guarda un po', un pozzo! C'è il pozzo chi, oh! Porca miseria, una scala marcia! Una scala marcia! Le puzza chi, degli anni 40! Le puzza, adè scappo fuori da qua! Chi c'è laggiù? Oh, chi? Si spacca tutto, si scrosta! Guarda un po'! Porca miseria! Che grotte! Incredibili, adesso bocco chi bocco? E na miseria! Ci vado a buccare chi una porta, va un po'? Farà un po' che antichità? Una cosa impossibile, un'impossessione oggi! Chi è tutto rugginito, fa un po' vedi che porta antica chi! Oh, non si apre! Non si apre chi! Chi c'è? Chi trento qui? Posso aprire? Devo buccare! Come devo fare che devo buccare? Questo è tutto rovinato sul forno. Questo era un forno, era. Porca miseria, che roba. Era un inceneritoio. Guarda che grotte, oh. Non ce lo sapevo che c'era tutti questi forni qui. Adè, qui la butto per terra. A posto. Adè qua? Adè qua c'è? Che si sacchetti che c'è qui dentro qui? La mondezza. Ah, tutti i tappi, tutti i recipienti, oh. Ora un po'.
Fa tutti i flaconcini dei farmaci, vedi quanti ce n'è. E na miseria, che macello. Adesso vado di sopra, va. Ho trovato un due che si va di sopra, ne sa de flebo che strozza qui dentro. E le puzza de flebo. Qua c'è? Le supposte, oh. Gli imballaggi dei supposti. Quelli faceva una ditta di plastica, di materiale plastico. Adesso vado di sopra, proprio all'ultimo piano, in modo che ritrovo due che devo scappare. Un po' chi? Guarda un po' cos'è successo qui, io. Vedi? Il coso delle supposte c'è? Il materiale delle supposte? Qua guarda un po'. Guarda che roba chi? Però se dovrebbe andare su chi? Com'è possibile che non si sale su? Aspetta, Gliel'ho fatta, va. Oh, mi sono sporcato. Adesso vado di sopra, chi tanto prima ci ha puntato. Stesso piano, vedi la cappa d'aspirazione. Chi c'era la cucina? Vabbè. Devo arrivare su. Oppure a mezza via. Può darsi pure che devo arrivare solo qui. E me collega andò che sono buccato prima. Vero? Adesso vado oltre qua, vediamo, va. Qui in questi posti, quello è puzza che ci vorrebbe qui dentro in questi posti. Una mascherina ad ossigeno, perché è pericoloso, capito? Le esalazioni te fa secco, oppure te fa secca. Non ci venì, mi raccomando. A parte che adesso sta innamorato tutto, quindi c'è poco da venire. Adesso scappo fuori da chi, va? Chissà se c'è qualche duce, c'è gli operai, c'è. Chi è? Chi è? Guarda che roba, che fabbrico è. Ma qua ci dovrebbe essere delle scalette che accede alla chiesa. C'era uno che mi ha detto, ma te, fammi un video insieme che buccamo lì. Che quando ero piccolo con la scuola ci ha fatto un da in questa fabbrica qui. E ci ha fatto un da pure dentro la chiesa. Allora dopo non c'è venuto più, capito? Non c'è venuto più. Guarda un po' che roba qua. Lassù sopra! Chi? Il suo edificio chi? Non l'ho fatta mai andare sopra. Chissà se posso accedere adesso. Ci dovrebbe essere la chiesa. Guarda un maillot con la vellutina. Pensa quanto sarà vecchio quel maillot. Pure lì c'è una tuta di lavoro lì. Guarda. Niente, tutto murato. La chiesa ormai non è più accessibile. Io l'importante è che riesco a scappare fuori da sul labirinto. Tanto ormai ho documentato quasi tutto. Tranne che qui, questi due piani, è proprio completamente murato. Sto pure a sudare. Perché è caldo, la temperatura si è alzata, te pensa, nell'arco dei 5 giorni si è alzata di 20 gradi, pensa tu, che sbalzo termico. Oh, lì ci sono buccato io, no, però devo andare via, che se mi vede questa gente non me ne ha da discorrere. Guarda, vietato l'accesso, pericolo di crollo. Guarda in due, oh porca miseria, non c'è l'accesso, eh? Non c'è l'accesso del cesso,
Devo andare sopra, sicuramente devo andare sopra qui. Questo è il piano inferiore. Andando di sopra scappo fuori anche col capannola, dove che ci sono buccato all'inizio della produzione video. Guarda un po' che roba. Che bestia! Vedi, guarda un po' le tubature lì che andava sul calore. Vedi le manie, chi rosce anni 50. Oh, sento dei rumori qua su. Chi c'è? Ora che casino per terra, oh! Che schifo! Che disastro! Guarda, ci sono arrivato, oh! Dove che sono buccato? È andata bene, non mi sono bucato i piedi! Oh! Io ti saluto a te e se vuoi guardare nuove esplorazioni, iscriviti in questo canale mio! In modo che ti viene il cosoli, la notifica ogni volta che pubblico un filmato nuovo. Ti ringrazio. Adesso saluto. Fine, finito tutto pure stavolta. Che delusione. Ho potuto buccare la casa del padrò perché de fronte, de fianco e laterale, avanti e dietro, sopra e sotto c'è la gente che ci campa e quindi non sono potuto buccarci dentro, sono deluso al massimo. Che delusione!